uno con il Brom, uno con il Parma, oggi un gol bellissimo. L'Armia sta crescendo, sta dimostrando di essere non soltanto un buon difensore ma anche un buon attaccante, no? Con quel suo giocare da quinto di spinta. Il giocatore sarà duro a tenere. No, non parliamo di mercato, fortunatamente no, il mercato è finito, ci avete criticato abbastanza. Pensi se è andato al mercato migliore a quest'ora. Senta, ma secondo lei questa vittoria... No, tutto sommato questo mercato fatto non era neanche così male, no? Questo Maxi Lopez, no? Sembrava... Non l'avete accolto con grandi festeggiamenti, però insomma sta dimostrando di avere delle qualità. Sì, un altro giocatore. Come? Adesso veramente quello che abbiamo visto a Chievo, Torino, alla Bifania. Però lui è, evidentemente, se un giocatore come lui ha fatto quel che ha fatto in passato, è perché le qualità le ha. Aveva bisogno semplicemente di trovare un ambiente che lo accogliesse bene, che gli desse possibilità di esprimersi. Questo è quello. Un passo alla volta, ma la finale è qualcosa di pazzesco. Se vogliamo fare un passo alla volta, cominciamo a pensare agli ottavi. E poi guarda, voi siete sempre, parlate sempre di cose futuribili. Io dico, pensiamo al domani, al sorteggio, vediamo chi prenderemo, è importante vedere chi prenderemo. E poi quello che conta è fare partite come questa, con la voglia di vincere che c'è stata oggi, e poi facciamo gli ottavi, andata, ritorno, e poi vediamo. Proprio a livello di... Come? Ma io, guarda, sinceramente non... Alla fine quando si era preso il Bilbao, no? Tutti a dire il Bilbao, che squadraccia, nel senso difficile, eccetera, io ho detto... Ma...